Amici dell'Identitario, siamo qui alla prima edizione di San Gregorio Armeno Incontra San Gennaro, organizzato dalle botteghe di San Gregorio Armeno con la partecipazione di Seggio del Popolo, che sta offrendo praticamente cibo a tutti, vino, tutti nostrani. Come media partner siamo appunto noi l'Identitario, e devo dire tanta gente sta ballando e sta cantando, festeggiando soprattutto i 496 anni dal contratto stipulato dal popolo napoletano con San Gennaro, praticamente tra 4 anni, 500 anni a Marravutà, detto nel vero senso della parola. Siamo qui dentro, adesso stanno suonando i Sul Palco, il gruppo musicale che ci sta seguendo per questa giornata, come anche tanti altri gruppi che poi elencheremo più tardi. Andiamo. Buonasera a tutti, siamo in compagnia del maestro Capuano, presidente dell'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno e fondatore e organizzatore del primo evento di San Gregorio Armeno Incontra San Gennaro. Come si inserisce nel contesto di San Gregorio Armeno, la festa di San Gennaro? Questo è un evento, diciamo, particolare. Sousanga Nuost sarebbe la festa di San Gennaro, però noi non partiamo da San Gennaro, ma già abbiamo settimane fa organizzato la festa di San Gaetano, il primo che, diciamo, ha mosso i primi presepi tra le case, tra le chiese. San Gennaro la facciamo adesso, poi abbiamo altre iniziative per l'Immacolata e la festa di San Gregorio per il 20 febbraio. Questo perché? Perché San Gregorio non vuole essere solo un indotto commerciale, perché intorno a noi sono arricchiti fast food, pizzerie, friggitorie. Invece vuole dare un messaggio chiaro: San Gregorio è un volano culturale che mette insieme le arti e le tradizioni, la musica, la cucina tipica antica napoletana. Il presepe questo racconta, è l'unico che unisce il sacro con il profano, perché se tu guardi il presepe napoletano, la nascita di Gesù bambino, accanto alla nascita c'è la taverna con i suonatori e l'oste che cucina. Questo vuole dire una Napoli in rinascita, una Napoli che deve tornare alle tradizioni. E poi, se proprio la vogliamo dire tutto, il mio motto è non gli ultimi saranno i primi, ma un mondo senza ultimi. Senta, per l'appunto, proprio l'istinto napoletano, quella contraddizione che Napoli ha, per l'appunto, tra la vicinanza della taverna, per l'appunto, con la vicinanza anche a Gesù, quella contraddizione tra sacro e profano. Certo, noi siamo un popolo, il popolo napoletano è fatto proprio così. È scaramantico ma religioso. Ma religioso, e poi siamo, per mio conto, il popolo più bello al mondo. Anche per il mio, sicuramente. Grazie. Dottore, che ve ne pare dell'evento organizzato qui a San Gregorio Armeno, la prima edizione, di fatto, spero ce ne saranno tante altre poi negli anni prossimi, di San Gregorio Armeno Incontra San Gaetano, San Gnust? L'evento si sposa nell'idea di trasformare San Gregorio Armeno in un centro culturale rivolto a tutti, lo ha detto già il presidente Capuano, è rivolto agli ultimi, è rivolto a coinvolgere, diciamo, chi normalmente esce fuori dai circuiti culturali così importanti, peraltro, come quelli del presepe napoletano. Battuto con la pasta fatta con questi ori risottati, stessa ricetta, tutto come si faceva una volta, a così da stessa dieta, si fa tutto come al fatto canzone, tutto romano, per loro, per il popolo, la gente. Esattamente. E ahi, ci stanno pure. Come che zugno?
Amici dell'Itinerario, siamo qui con Giusi dell'associazione Respiriamo Arte, alla chiesa di Santa Lucella ai Librai, praticamente recuperata dall'associazione. Adesso siamo in occasione dell'evento di San Gregorio Armeno incontra San Gennaro. E volevamo chiedere un po' a Giusi, data chiaramente anche le persone che sono accorse qui per l'evento, abbiamo incontrato appunto Giusi per semplicemente farci aggiornare un po' sull'andamento dei lavori per una chiesa che era totalmente abbandonata, praticamente esatto, recuperata esatto. dall'associazione. Buonasera. Sì, l'associazione Respiriamo Arte si occupa proprio del recupero e del diciamo, valorizzare il patrimonio storico-artistico della città di Napoli, in particolar modo quello abbandonato. Nasce proprio dal sogno di tre giovani napoletani che appunto appena laureati decisero di salvare questo posto e farlo rinascere dal degrado e dall'abbandono. Da lì in poi è iniziato il sogno di questi giovani napoletani che se ne sono occupati facendo rinascere questa piccola chiesetta. Facciamo sempre le visite guidate, il ricavato delle visite guidate va appunto per restaurare il tutto. E spesso Alberto Angela presente, chiaramente questa chiesa sì, grazie ad famosa, Alberto Angela, spesso ovviamente la chiesa viene aperta al pubblico il 5 aprile 2019, quindi subito dopo c'è stata una pandemia e Alberto Angela è stata di nuovo una luce che arriva a Lucella, decide di parlare della chiesa e del progetto sociale dei ragazzi, portandolo appunto nel suo documentario di Stanotte a Napoli. Da lì in poi la chiesa subisce un boom di visitatori e continuano ad arrivare. Anche per il discorso del teschio con ovviamente, le orecchie. Ovviamente, qui abbiamo la superstar, il teschio con le orecchie, che ecco, è sempre ascolta le preghiere dei nostri visitatori. Bene, grazie. Danilo, che cosa hai da dire? Più che altro è vero che sei stato tu l'anima, una delle anime di questo evento. Più o meno è andato bene come prima edizione? Io ti ringrazio per l'anima perché è una cosa molto importante. Come prima edizione direi che è andata alla grande perché è stato fantastico, ho visto un sacco di gente partecipare, ho aizzato un sacco di gente per partecipare. Confermo. Quindi direi che il mio lavoro è stato fatto bene, io sono felicissimo e spero in future collaborazioni pure perché Masanello è tornato. Ma nel vero senso della parola, perché tu mi hai detto che praticamente fino a 3 anni fa eri in Inghilterra, quindi hai deciso di reinvestire di nuovo te, la tua anima, ma tutto quello che farai poi per Napoli e magari per il sud. Assolutamente, la popolanità è quello che io sto ancora cercando e sto cercando e sto trovando e continuerò a cercare. Bene, grazie. Tu sei mossa servente il vino, ce l'ha una mano. Non solo collaboratore dell'identitario, ma anche servitore di vino. Vabbè, ci mancavano le persone qua. Ma sono finiti i piatti, ho saputo che state servendo la pasta nei bicchieri. Ci arrangiamo alla napoletana, voglio. Alla grande. Hey, oh, la 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 la, hey, oh, la 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 la, 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 la 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 la,